Muy buenos dias model, bentornate sul mio canale, anche oggi parliamo di ritenzione di liquidi, parliamo di, quindi di persone che hanno problemi proprio di gonfiore, tante persone gli si gonfiano le mani, i piedi, le caviglie, da un giorno all'altro hanno questo eccesso di liquidi, fanno fatica addirittura a chiudere i pantaloni da un giorno all'altro, hanno questo problema con i liquidi, ne abbiamo già parlato in un episodio che è il 05, lo trovi qui sul mio canale YouTube, dove parliamo della ritenzione di liquidi data da un'altra problematica che possono essere delle intolleranze nascoste che non sai di avere. In questo parleremo di un altro problema che ho trovato, il mio obiettivo su questo canale è divulgare informazioni eh, che esistono già scientifiche sui libri che magari sono incomprensibili, difficili, cerco di tradurre in un linguaggio che sia comprensibile a tutti voi. Quindi in un linguaggio fa facile, ok? Allora, alla base noi abbiamo il metabolismo. Il metabolismo, il corpo, cerca, ricerca sempre l'omeostasi, quindi ricerca sempre un equilibrio. Il metabolismo possiamo dire che eh, è letteralmente eh, produce l'energia, ok? Infatti le persone che hanno un metabolismo lento generalmente dicono di avere poca energia. Se hanno poca energia finiscono per fare poco movimento. Poco movimento eh, significa che stanno consumando poca energia, quindi il corpo trattiene tutta questa energia che poi è un sovrappeso. Quindi noi migliorando il metabolismo, non parliamo di dieta, parliamo prima di tutto di migliorare il metabolismo, miglioriamo la produzione di energia che abbiamo visto. Uh, se prendiamo la cellula vediamo proprio che ha molto a che vedere con la produzione di energia e uh, miglioriamo ovviamente poi il nostro movimento e perché significa vita? Beh perché la vita è tutto questo eh, la vita è un metabolismo che funziona bene e un metabolismo un corpo con una temperatura corporea vicino al 37 un corpo freddo un corpo morto un corpo che non si muove un corpo che non produce energia è morto. Quindi possiamo dire che tutto questo, il metabolismo, è vita. Molto importante che un metabolismo funzioni bene per stare bene. Al giorno d'oggi, le persone un 50% della popolazione mondiale ha problemi di metabolismo, ha problemi di stanchezza cronica, problemi di ipotiroidismo, sempre dovuto a queste cause. E quindi, ovviamente, cerchiamo di migliorare. Parliamo di ritenzione di liquido. Quando vai dal medico. Se sei sovrappeso o un tuo familiare è andato dal medico, il medico gli ha detto mi raccomando, poco sale. Dice di limitare il sale. In realtà eh, bisognerebbe capire perché certe cose avvengono per evitare di provocarle. Quindi non solo lavorare sui sintomi, ma lavorare su quello che scatena il problema. Molto importante. Esempio, quando si va dal medico ancora oggi c'è la leggenda che se hai il colesterolo alto eh, togli le uova. Ma non sto, eh, il colesterolo alto è un sintomo dato da un altro problema che è l'eccesso di zuccheri. Quindi il medico dovrebbe dire mangia meno zuccheri, non togli le uova. E in questo caso più o meno possiamo dire che è uguale. Ora cerchiamo di capire. Il corpo quando viene... Abbiamo visto che la ritenzione di liquidi è data da circostanze che non vanno bene, nell'altro video abbiamo visto le intolleranze. Abbiamo visto quindi il corpo trattiene liquidi perché c'è qualcosa che non va. In questo caso, un'altra opzione può essere che se noi mangiamo un eccesso di carboidrati raffinati o carboidrati in generale in eccesso, ma soprattutto quei carboidrati che sono definiti cibi aggressori, quindi che ci creano un eccesso di glucosio nel sangue, che ci creano un eccesso di insulina. Finché avrò, introdurrò cibi che sono aggressori, il corpo avrà questo, questo eccesso di glucosio, eccesso di insulina, che dà uno stimolo al corpo, ovvero qui ci sono i reni, qui ci sono le ghiandole surrenali, e che cosa, qual è il, il comando che riceve il corpo? Trattieni sale. Il corpo trattiene sale e quindi trattiene liquidi. Quali sono tutti questi cibi carboidrati aggressori? In realtà eh, sono tanti: possono essere abbiamo visto le farine, possono essere tutti i cereali, possono essere la cioccolata, possono essere i cereali per fare colazione, il pane. Uh, ma anche tutti quei carboidrati che possono essere considerati buoni o normali che se sono in eccesso è un eccesso di glucosio e quindi è un eccesso di insulina. Da lì non ci si scappa. Perché questo? Perché nella società di oggi è stato invertito letteralmente il codice della natura, ovvero noi lasciamo nella natura dove i carboidrati sono pochi e soprattutto sono utilizzati e. Per una vita o del movimento una vita attiva. Ad oggi mangiamo il 65% di carboidrati raccomandato. Poi in realtà le persone mangiano anche 70 di più e si fa una vita sedentaria. Quindi si vive perennemente con un eccesso di carboidrati, un eccesso di energia, un eccesso di insulina. L'insulina si è visto che è un precursore di tanti problemi, il meno grave è quello che si ingrassa. Ma il corpo trattiene liquidi. Quindi che cosa voglio fare se voglio abbassare questo problema? In realtà non è tanto consumare meno sale, perché io comunque sto continuando a generare il problema e il corpo per omeostasi ricerca sempre l'equilibrio, troverà la maniera di trattenere il sodio, dove? Dall'acqua che bevi, per esempio, o dai cibi. E quindi ti troverai perennemente gonfia. Questo è un motivo. Se tu abbassi tutti i cibi aggressori, che in alcune persone possono essere alcuni cibi specifici, a volte basta farsi una prova con un glucometro e si vede quale alimento ti manda su troppo uh, la glicemia, il glucosio nel sangue, quindi di conseguenza vanno di pari passo, quindi anche l'insulina salirà. Altrimenti non sarebbe possibile. Ehm... Um... Questo è il motivo. Perché tante volte anche lo stress può gonfiare? Beh, anche per questo motivo qua, e lo stress rilascia, anche se noi non stiamo mangiando, rilascia glucosio nel sangue attraverso il fegato e noi ci ritroviamo con la stessa condizione. Questo era il primo. Secondo, si è scoperto, si vede, che in realtà, ehm, se vuoi approfondire il tema... Qui sotto trovi indicazioni più specifiche. Questa cosa lo dico perché poi me lo chiedete. Oppure andate su Model subs, Model e noi abbiamo creato per le persone che vogliono provare e vogliono un percorso guidato a un prezzo veramente ridicolo. Un percorso combinato con la guida alimentare, la libertà alimentare, un programma di allenamento facoltativo perché prima di tutto bisogna mettere a posto il metabolismo. L'attività fisica non soccombe a un'alimentazione che non va bene. E quindi importantissima alimentazione e poi ci sono anche dei supplementi, zero water e zero fat. Uno aiuta a eliminare la ritenzione idrica e uno accelera il metabolismo. Quindi qui sotto avete tutto. Il secondo problema può essere, vi è mai capitato di mangiare una pizza e sentirvi gonfi? Vi svegliate la mattina con le occhiaie gonfie, mani gonfie, piedi gonfi, un chilo in più, due chili in più. Questo perché succede? Perché noi nel corpo abbiamo delle cellule, che abbiamo il mitocondrio, il mitocondrio produce energia sotto forma di ATP, quindi molto importante, questo determina il metabolismo, però nella cellula devono entrare mh, le cose importanti, una tra tutte è l'ossigeno, ma quando abbiamo questa, questo eccesso di carboidrati e magari scarsità di eh, potassio, che cosa succede? Che la cellula si riempie di sale, eccesso di sale. Il sale trattiene i liquidi e quindi la cellula prende volume. Che cosa fare per, in combinazione alla riduzione degli zuccheri, che cosa fare assumere potassio e magnesio? Perché il corpo ha quella che è una pompa sodio-potassio e mantiene sempre un equilibrio tra i due minerali o cerca di mantenerla. Se noi anche semplicemente dopo una pizza assumessimo del ehm, potassio, meglio se in combinazione in natura sono sempre combinati potassio e magnesio, noi andremo a mettere potassio dentro la cellula, il sodio in eccesso andrebbe via, l'acqua andrebbe via e ci sgonfiamo. Quindi al giorno d'oggi, soprattutto per lo stress della vita di tutti i giorni, si consuma tanto magnesio, per esempio. E e quindi la seconda soluzione è questa combo, potassio-potassio-magnesio. Dove trovo il potassio-magnesio? In tutte le verdure verdi, nella natura in tutto quello che è verde è ricco di potassio e magnesio e in natura sono sempre combinati insieme. Quindi se vi fate degli estratti con tutte, spinaci, uh, finocchio, insomma tutto quello che è verde, Ve lo bevete, è ricco di potassio e magnesio. Abbassate gli zuccheri e voi andrete a sentirvi meglio e inizierete a restaurare. Inizierete, perché in realtà c'è tanto da fare di più, a restaurare un metabolismo che non sta funzionando bene. Io sono Luca Veronese, esperto sopra strategie bruciagrassi e metabolismo lento. Questo è il mio canale YouTube. Se ti è aiutato, iscriviti, lascia un like, condividilo con persone che potrebbero avere questo problema. E noi ci vediamo. alla a próxima.